No, proprio un momento dire che diciamo è a Ferrero, non lo voleva dire. Assolutamente, perché la ricostruzione dell'Aquila è una storia e sappiamo che è affidata agli enti locali, uno, e che un centro storico dell'Aquila non è il paesino sperduto, quindi è un capoluogo di regione, ci vorranno anni perché ci sono vari vincoli, sovrintendenza. La emergenza, cioè io non posso non ammettere che il tremendo giorno del 6 aprile e al 30 settembre noi abbiamo, il governo Berlusconi ha dato le case a chi era rimasto senza case, e questo è al 10%. Ascolta, perdonami, e a novembre, avete fatto gli affari, e a novembre ha dato i MAP a tutti, che sono i MAP, tutti, che sono i MAP? I moduli abitativi provvisori, ecco, che poi sono case a tutti gli effetti, e se lei va tra gli aquilani, non quelli delle Cariole, un attimo, anzi a questo punto oggi vorrei dire anche un'altra cosa. Oggi abbiamo amministrazione di sinistra, abbiamo almeno un mese fa il PD che cresceva, sono scomparse le Cariole perché era veramente strumentalizzato. Era il movimento di protesta. Ma, no? Assolutamente sì, però attenzione, poi noi con gli aquilani abbiamo parlato e interloquito moltissime volte, benedicono l'opera tutti, ma l'opera che ha fatto Berlusconi. Un attimo, e il sottosegretario Letta, quando viene tacciato, sì, Berlusconi, che dice non viene più Berlusconi, innanzitutto Berlusconi era occupato in un'attività di governo, ma il sottosegretario Letta, tra l'altro abruzzese, sì, ha fatto tantissimo e continua a fare per il nostro Abruzzo. Allora, noi abbiamo gente ancora che con terremoti passati vive ancora nei container. Voglio soltanto dire che l'opera di Berlusconi ha dato nei primi 6 mesi le case agli italiani. Allora, abbiamo ristabilito, diciamo, questa par condicio sull'Aquila. Ferrero, adesso sono due opinioni. No, ma arrivo da lei, sono due opinioni, certo, è evidente. Adesso vengo da lei, però credo che il Presidente Zambrano volesse aggiungere qualcosa. Due flash veloci sul problema. Anche che lei sta alimentando il dibattito. Della credibilità della politica. Ma se c'è una legge che, per esempio, sul tema dei rifiuti, che è un altro grosso, sì, tema, certo, dice che vanno commissariati i comuni che non rispettano certi valori della differenziata, sì, e poi nessuno lo fa, con chi, certo, ce la vogliamo prendere? È evidente che manca proprio la credibilità del sistema, sì, per cui nessuno ha il coraggio oggi di prendere decisioni, perché il sistema è così collegato tra apparati comunali, regionali, provinciali, fino ad arrivare a quelli... anche per l'effetto di questa legge elettorale che nessuno, sì, vorrebbe. Io non so quanti avremmo votato se avessimo dovuto mettere il nome e il cognome di tutti questi esponenti che sono in lista. Quindi il problema è della credibilità in generale che manca. E poi c'è un altro problema, il patto di stabilità, l'abbiamo, sì, messo tra gli argomenti del Professional Day di un anno fa. Io ho detto che abbiamo verificato l'attuazione, zero. Sì. Su tutto, solo su questo c'è una modifica in più. Infatti i comuni che prima dovevano rispettare il patto di stabilità erano dai 5.000 abitanti in su, adesso sono stati portati nell'ultimo anno a 1.000, quindi abbiamo addirittura incrementato nell'ultimo anno il patto, sì, di stabilità, e quindi questo regime vincolistico che impedisce di spendere risorse è stato ancora più ampliato, quindi ha messo ancora meno risorse in campo, quindi probabilmente l'anno prossimo, indipendentemente, o quest'anno dalle elezioni, forse andremo verso una maggiore rigidità, perché poi queste regole vengono imposte più dalla ragioneria dello Stato che forse dalla politica, che cerca anche di dare sbocchi, però forse la debolezza della politica in questo momento non riesce a portare avanti delle istanze che sono, secondo me, assolutamente giuste, assolutamente logiche. Non è che si può mettere da parte tutta la ricchezza che si è a disposizione per pagare un debito. Se una parte non la si rimette in circolo per produrre altra ricchezza, credo che qualunque impresa finisce per morire, insomma, non si può mettere tutto da parte, perché questo non produce ricchezza, quindi questa scelta va fatta. E poi mi faccia dire una cosa sul Professional Day di quest'anno. Diciamo, noi come professioni andiamo verso la fase 2, la fase 1 è quella dell'anno scorso, di questi anni in cui abbiamo dovuto in qualche modo favorire, così come abbiamo favorito la riforma, la liberalizzazione, non abbiamo più le tariffe, non abbiamo più, sì, barriere all'accesso, abbiamo incrementato il nostro numero
di quasi il 100% negli ultimi 10 anni, che vuol dire che milioni di professionisti sono entrati nel lavoro pur riducendosi il mercato, quindi sì. Abbiamo fatto anche l'ammortizzatore sociale, abbiamo preso nelle professioni tante persone che sono state espulse dal mercato del lavoro, dalla pubblica amministrazione, dalle imprese. Adesso noi la fase 2 è costruire il futuro per i nostri giovani, che sono tantissimi e che vogliamo che possano lavorare, ma è importante anche qui la domanda agli esponenti politici se ritengono che le professioni debbano essere un riferimento fondamentale per la politica, cioè istituzionalizzare un rapporto, perché vedi, negli ultimi 10, 15, 20 anni la concertazione si è basata su questa attività tra politica, tra Confindustria, sindacati, che comunque in qualche modo hanno una corresponsabilità nella gestione di questo paese. Ancora nei loro programmi vediamo che Confindustria propone 300 miliardi di risorse pubbliche da mettere in campo nei prossimi anni, nei prossimi 5 anni, mentre la CGIL ne propone 150 in 2 o 3 anni. Quindi comunque la logica è ancora quella di mettere in campo risorse pubbliche che non ci sono. Noi invece stiamo pensando di utilizzare quello che c'è, le risorse dei privati, le risorse dei cittadini, la voglia di ripartire di questo paese, facendo delle proposte concrete. Ne faremo 10, 11, il prossimo Professional Day come area tecnica. Sono proposte semplici che riguardano la sburocratizzazione, la nostra capacità di dare un contributo allo Stato, la messa in sicurezza del patrimonio privato e pubblico dal rischio sismico, dal rischio idrogeologico, il rilancio dell'agricoltura. Ecco, sono queste cose, moltissime delle quali non hanno costi reali, però possono rimettere in campo iniziative e la voglia di questo Paese che c'è da parte delle professioni sicuramente, sì, di riprendere questo percorso. Ferrero, le ascoltate questi professionisti? Sì. No, era un tiepido, mi è sembrato un tiepido sì, mi permetta, questa è la mia... dell'antimafia, ascoltano. Perché ci sono alcune cose su cui sono d'accordo, ad esempio il fatto di fare un piano sullo riassetto idrogeologico, sì, del territorio, quant'altro, e ci sono altri su cui io penso, su cui non sono d'accordo, detta brutalmente, perché ad esempio io penso che non bisogna più costruire in Italia, non bisogna più consumare territorio, e quindi io credo che ci voglia un confronto con le cose che siamo proprio d'accordo, no? Che vengono proposte, e si discute e ognuno si assume le sue responsabilità, perché penso che questo è uno dei problemi in Italia, che ognuno si deve assumere le sue responsabilità, gli ingegneri per conto loro, chi fa politica per conto suo, il governo e l'opposizione. Mi permette però di tornare un attimo sull'Europa? Sì, come no? Perché prima è stato detto, oggi l'Europa è, diciamo, a trazione conservatrice, ma è possibile che avvenga, che arrivi un'Europa a trazione socialista. Il problema è che gli accordi internazionali che hanno prodotto questa Europa neoliberista, che fa politiche sbagliate, sono accordi tra centrodestra e centrosinistra. Il trattato di Maastricht è stato fatto quando erano la maggioranza dei governi di centrosinistra. Mi onoro di appartenere a un partito, Rifondazione Comunista, che votò contro quel trattato. Il trattato di Lisbona, che è stato approvato nel 2008 ed è quello che prevede che la Banca Centrale Europea possa prestare i soldi alle banche private, che poi strozzinano gli Stati, ma non possa prestare direttamente i soldi agli Stati, è stato votato nel 2008, centrodestra, centrosinistra. Allora il problema è che in Europa c'è una specie di governo Monti da anni, in cui centrodestra e centrosinistra governano insieme e fanno una politica sbagliata, tant'è che dentro il mondo, dentro la globalizzazione, l'Europa è l'unico posto che ha una crisi drammatica. C'è Obama che ci chiede che cosa stiamo facendo, il Fondo Monetario Internazionale ci chiede cosa stiamo facendo. Allora, la mia opinione è che bisogna fare l'Europa, ma bisogna cambiarla, e che per cambiarla è necessario che i paesi che riescono ad avere delle opinioni politiche precise a riguardo, dove vince la sinistra, facciano valere dei messaggi diversi. Le faccio due esempi. In primo luogo, io penso che bisogna obbligare la Banca d'Italia a partecipare alle aste dei titoli di Stato,
perché è vergognoso che il debito pubblico italiano sia pagato con tassi di interesse al di sopra del 4%. Vuol dire che noi stiamo finanziando con le tasse dei lavoratori e dei pensionati pochi finanzieri, la speculazione e quant'altro. Bisogna intervenire per abbattere i tassi di interesse. Questo facciamo con gli eurobond, Ferrero. Se cambiamo direzione all'Europa, lo facciamo con gli eurobond. Facciamo finire. Mentre aspettiamo i suoi eurobond, che stiamo aspettando da 10 anni, ci si può fare qualcosa? Noi siamo all'opposizione anche per colpa vostra, per il fallimento da voi causato dell'esperienza Prodi dell'Unione. Noi siamo all'opposizione in questi 10 anni, non ci venire a scaricare responsabilità su di voi. Siamo all'opposizione anche per gli errori che voi avete fatto. Il Trattato di Lisbona l'avete fatto voi, assieme agli altri. Io la cosa che ti dico è che bisogna iniziare a cambiare a partire da ogni paese. E allora io penso che, ad esempio, se iniziassimo a stringere un po' la mordacchia alla speculazione, a partire dal potere che ogni paese ha, non faremmo un soldo di danno. Sì, i socialisti sono quelli che si battono per la tassa sulle transazioni finanziarie, che deve riguardare l'intera Unione, non semplicemente i 12 Stati. Ma come sai, su queste questioni siamo d'accordo. Ecco. La cosa che ti sto dicendo è che l'idea che si possono solo fare le cose che vedono l'unanimità in Europa fa sì che tutte le cose cattive siano state fatte e quelle buone nemmeno una. Io sono talmente europeista da essere per il sistema della maggioranza. Fatemi finire. Sì. E quindi che bisogna iniziare a intervenire direttamente con la Banca d'Italia sull'acquisto dei titoli di Stato per abbattere i tassi di interesse e smetterla di finanziare la rendita. E secondo, che non bisogna applicare il fiscal compact. Non va applicato, bisogna disobbedire. E se lo fa l'Italia, è evidente che il giorno dopo lo fa la Spagna, il Portogallo, la Francia. Allora scusi Ferrero, voglio riassumere, perché lei prima l'ha fatto un passaggio. Lei dice, siccome abbiamo questo debito pubblico così enorme, quindi noi ci possiamo permettere di disobbedire, no? È un po' questo il suo concetto, no? Dice, diciamo che il debito pubblico è così grande da essere un problema per noi, ma moltissimo per quelli che hanno certo, questo è il... E quindi, essendo che non siamo la Grecia, non siamo una cosa piccolina, siamo un po' più grandi, così come stanno salvando tutte le banche, vi assicuro che non fallirà l'Italia. Allora... E quindi bisogna avere un percorso che usi questo semplicemente per ridiscutere le regole ed evitare di avere regole che favoriscono la Germania in un modo vergognoso e che scaricano tutti i costi del benessere tedesco sulla nostra economia. Sì. Perché questo cosa sta accadendo? Ad esempio anche nella discussione sui cambi internazionali. Giustamente Olanda ha posto il problema, ma perché bisogna avere un cambio che favorisce l'export tedesco e demolisce l'export italiano? Ma chi l'ha deciso? Il Padre Eterno? Non lo so, quando bisogna chiederlo. Questo dico quando dico che bisogna smetterla di fare i camerieri della merce. Sì. Anche Prodi oggi, in una lunga intervista sul Sole 24 Ore, dice: ci troviamo di fronte ad un'Europa guidata dalla Germania che impone una politica recessiva anche in presenza di crescita zero, di un enorme attivo della sua bilancia commerciale e di una totale assenza di un qualsiasi pericolo di inflazione. Poi, a proposito del bilancio europeo votato recentemente, dice Prodi: ha vinto Cameron, vincono gli euroegoismi, non è una cosa buona. La riduzione del bilancio europeo messa in atto nei giorni scorsi contiene un messaggio preciso. Ogni paese dell'Unione Europea deve solo curare i propri interessi. Ogni euro speso per lo sviluppo o la solidarietà europea è semplicemente buttato via. Insomma, è stato anche presidente di commissione della Commissione Europea Prodi. Il punto è se continuiamo così oppure rompiamo questo meccanismo. Voglio sentire da Carlo Cucca, ma si può disobbedire?